Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Grotte di Castro in provincia di Viterbo, il comune che ha anche una bella spiaggia sul lago di Bolsena, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 2.900 abitanti. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del territorio. Mettetevi comodi, a voi Grotte di Castro! Grotte è aprire la finestra di casa e vedere il lago, fare un passo e arrivare al Montamiata, farne un altro e arrivare al mare, assaggiare i sapori di questa realtà e sentire l'aria pulita, vedere un trattore, vedere un villano, cose che possono sembrare passate ma che in realtà non sono passate, che danno comunque gioia, serenità in una realtà che ormai vive solo di macchine, fumo, industrie, eccetera. E noi siamo la Sagra della Patata, siamo il corteo storico, la Compagnia della Rupe, la Castrense, il Presepe Vivente, siamo 9 o 10 associazioni che, anche se siamo poche persone, però ci muoviamo tutti per un unico obiettivo. E questo è quello che mi fa respirare grotte, quando torno dal lago e vedo un presepe. Benvenuti a Grotte di Castro, io sono il sindaco di questo paese, un piccolo paese ma diciamo pieno di una storia millenaria che affonda le sue origini sulla civiltà etrusca. Infatti tutta la zona che circonda il paese è ricca di ricordi storici, nel senso qui si parla di civiltà scomparse e basta scavare un po' tra le emotombe, quello e quant'altro. Il comune sta attivando in questo, nel senso che abbiamo fatto un bel museo recuperando tutto quello che c'era da recuperare. È un paese di gente per bene, sono lavoratori, gente vive con la campagna, gente che produce. Qui non c'è industria, che all'epoca era qualcosa di negativo, ma considerando i tempi che stiamo vivendo è positivo. Abbiamo il consorzio ortofruttivo che produce circa 300.000 quintali di patate, per cui la gente sta bene, noi diamo i servizi che possiamo. Quando sento dire in televisione che ci comanda oggi che è il futuro dell'agricoltura, allora noi non siamo già nel futuro. Questa è stata per tanti anni sotto il dominio dello Stato Pontificio, per cui ogni piccolo agricoltore per vivere aveva il suo pezzo di terra da parte della Chiesa. Ciò ci ha penalizzato all'epoca, però ci rende felici oggi perché sono tutti piccoli imprenditori, nel senso che ognuno aveva i suoi 3-4 ettari di terra, è un agricoltore, sa fare il suo lavoro, è un piccolo imprenditore. Il paese all'epoca si sviluppava intorno a due chiese, San Giovanni, che è la chiesa storica dove c'è la Madonna del Suffragio e per noi è qualcosa di unico, e San Pietro, che è la chiesa più avanti. E tutto il paese era lì, eravamo circa 5.000, poi col tempo si è allargato in zone nuove, è stato un po' trascurato il centro storico perché la gente aveva la smania di scappare, di andare sul nuovo. Invece in questo momento si sta rivalutando perché abbiamo un bel borgo, qui abbiamo fatto dei grossi investimenti, le varie piazzette, le varie piccole viuzze. Abbiamo circa 12 associazioni qui, sono tante. Abbiamo una bella spiaggia, ben tenuta, il lago è pulito. Tra l'altro c'è una cosa importante, qui la vita costa poco. Qui si mangia con 15 euro, pizzetta con 10, al lago con 1 euro c'è il parcheggio tutto il giorno, è tutto libero, insomma qui chi vuole fare turismo può farlo con tanta tanta buona volontà, nel senso che abbiamo tutto e facciamo anche una bella estate. È una zona bella, guardi, io conosco il mondo più che l'Italia perché faccio l'imprenditore, ma io sto tanto bene a Grotte di Castro veramente. A Grotte di Castro, in provincia di Viterbo, c'è una forte devozione per la Madonna del Suffragio. Andiamo a conoscere il parroco.
Ci troviamo nel santuario della Madonna del Suffragio, una basilica minore, questo titolo l'ha ricevuto dal Papa Paolo VI. E questo santuario, potremmo dire, è un po' il cuore della comunità parrocchiale di Grotte di Castro. E in questo luogo i fedeli si ritrovano continuamente per innalzare alla Vergine Santissima le loro preghiere, per presentare tutte le situazioni che riguardano un po', ecco, il paese. Quest'anno poi ci stiamo preparando anche a celebrare con un cammino che ci porterà fino al 2016 il quarto centenario della venuta della statua della Madonna del Suffragio qui a Grotte di Castro. Questa statua fu portata da un padre cappuccino, Angelo da Ronciglione, al termine di una predicazione quaresimale nel marzo appunto del 1616, e al termine di questa predicazione, proprio per dare ancora più slancio alla devozione alla Madonna, di cui lui perlomeno era tanto devoto, fece venire proprio da Roma questa statua. Quando la portarono per via del lago, la via che congiunge Bolsena a Grotte di Castro, ci fu talmente tanto entusiasmo della gente, si racconta appunto nelle cronache, che addirittura per andare ad accogliere questa statua alcuni caddero dalla rupe, ma non successe niente. Quindi ecco, quello già fu uno dei primi miracoli. La chiesa nella quale ci troviamo fu costruita su una chiesa preesistente che era già intitolata a San Giovanni Battista. Infatti in questa chiesa si festeggia anche con particolare solennità le feste riguardanti San Giovanni Battista, il precursore. La chiesa appunto che era intitolata a San Giovanni Battista fu poi trasformata, fu anche arricchita, abbellita proprio per ospitare questa statua della Madonna del Suffragio. In questa chiesa c'è stata anche la visita di un papa famoso, Pio II, che addirittura ha donato anche un reliquiario della Santa Croce, un calice in argento. E poi, come si può vedere, la chiesa è stata abbellita sia con pregevoli tele, sia anche la bellissima gloria del De Zettis, che racchiude poi, sormontata anche dai due angeli, la statua policroma della Madonna del Suffragio. Il patrono della parrocchia è San Flavio Martire, si custodisce il busto reliquiario nel museo che è sottostante la basilica, e poi c'è anche la compatrona Santa Faustina Martire, il cui corpo si custodisce in un'urna presso la chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro. La chiesa parrocchiale è una chiesa che risale al X-XI secolo. È stata ritoccata su tante cose, comunque c'è il campanile che testimonia appunto l'antichità di questa chiesa. Poi all'interno ha subito varie trasformazioni perché crollò anche il tetto, quindi nella parte del presbiterio fu tolto l'abside e fu fatto appunto un soffitto, fu messa anche una bellissima tela della Madonna Assunta. La parrocchia è una parrocchia, diciamo, attiva perché comunque, ecco, viene portato avanti tutto un cammino di catechesi, di lavoro sia con i bambini, sia con i giovani, sia anche con gli adulti. E ci sono anche varie realtà confraternali, abbiamo, ecco, due confraternite dedicate alla Madonna del Suffragio, la confraternita femminile e poi il gruppo dei fedeli della Madonna del Suffragio, che sono soprattutto coloro che sono addetti al trasporto delle statue sacre. La rigogliosa campagna di Grotte di Castro offre tantissimi ingredienti alla genuina cucina. A voi la gastronomia. Benvenuti a tutti, io sono Rosella del ristorante Aglio Olio Peperoncino di Grotte di Castro.
Allora, ho preparato questa tavolata. La patata è il prodotto principale di Grotti di Castro, che viene trasformata in tante cucine. Si possono fare gli gnocchi, che gnocchi vengono conditi a ragù, vengono conditi in tanti modi. Poi ci sono le patate arrosto, le patate ripassate con il finocchietto, l'aglio e il pepe. Poi la patata bollita, che si condisce poi con il sedano, pomodorini, sale e pepe. La patata in umido con lo spezzatino, fatto con il rosmarino, aglio e cipolla. Poi abbiamo anche dei legumi importanti del nostro territorio. Si possono cucinare anche questi in tanti modi. Abbiamo i fagioli con le cotiche, poi si possono fare semplici conditi con l'olio extravergine d'oliva della nostra zona. E poi le patate ne le troviamo anche nelle zuppe. All'acqua cotta che viene fatta una base con tutti gli odori, patate, cicoria di campo e uova in camicia. Poi un'altra cosa importantissima per Grotti è la sbroscia di lago, che viene fatta con la tinca e il luccio. Poi abbiamo l'agnello a buglione, che viene fatto con rosmarino, aglio e peperoncino. Poi i nostri dolci caratteristici, che sono i tozzetti, e le ciambelline con il vino, il tortello, che è il dolce nostro tipico di Grotti, che viene riempito con la ricotta condita con lo zucchero, la cannella, l'arancio, il limone. Poi abbiamo anche un biscotto fatto con l'anice, che si usa prevalentemente per Ferragosto. Abbiamo queste bellissime ciliegie, colte proprio dal nostro campo, un buonissimo pane che il nostro forno ci rifornisce. Tutto questo viene accompagnato anche da un buon vino locale. Vi presento mio figlio Andrea, che collabora con me soprattutto nel cuocere la pizza, però è bravo in tutto. E con questo vi aspetto a pranzo per la degustazione dei nostri piatti. Andiamo a visitare le necropoli etrusche e lo stesso museo. La necropoli di Pianezze è una delle più importanti necropoli rupestri che si trovano nel territorio di Grotti di Castro. È sicuramente riferibile all'abitato etrusco che si trovava sulla Civita, un abitato di cui conosciamo molto poco, nemmeno il nome, perché infatti Civita significa città dal termine latino, perché non sono stati fatti degli scavi e quindi non abbiamo recuperato nulla che ci possa indicare il vero nome della città. Questa necropoli è una necropoli rupestre con tombe a camera scavate nei vari gradoni della collina. Le tombe sono caratterizzate, almeno quelle più monumentali, da un corridoio esterno che viene chiamato dromos, che immette fino alla porta di accesso della tomba, dalla quale entriamo poi attraverso un corridoio nell'atrio. L'atrio è la parte più rifinita della tomba stessa, infatti nell'atrio viene riprodotto l'interno di una casa. Possiamo vedere che troviamo il soffitto a doppio spiovente con l'architrave centrale e i pilastri laterali, e quindi è riprodotto perfettamente l'ambiente in cui gli Etruschi pensavano di poter rivivere anche la vita oltre la morte. Nelle tombe più rifinite possiamo vedere che nell'atrio si aprono le porte che mettevano nelle camerette dove venivano sepolti i defunti. Di solito la camera centrale veniva riservata ai capostipiti della famiglia, mentre le camerette laterali ai figli, i nipoti, finché entravano all'interno della tomba, dopodiché se ne costruiva un'altra. Qui a Pianezze le tombe più importanti sono due. Abbiamo la tomba P1, che è questa che si trova alle mie spalle, e la tomba P2, che invece è una tomba che, oltre a essere scolpita, è anche rifinita con delle pitture. Infatti, dipinti di rosso, appunto da qui il nome della tomba rossa, sono gli elementi caratteristici di un tetto.
Il rituale funerario attestato in questa necropoli è l'inumazione, con la deposizione dei defunti entro fosse scavate nel pavimento o in loculi scavati nelle pareti. La datazione è dal VII secolo fino al V secolo per le tombe più recenti. Però questa necropoli in realtà non è la più antica di Grotte di Castro. Abbiamo trovato negli ultimi anni delle tombe che sono ancora più antiche. Sono tombe datate alla fine dell'VIII secolo e si trovano a Vigna la Piazza. Sono tombe a circolo, caratterizzate da delle fosse scavate nel terreno in cui il defunto veniva sepolto o a contatto del terreno stesso o dentro casse lignee. Però queste fosse sono inserite entro circoli di pietra appena sbozzate. Poi queste tombe, che sono più antiche, sono state inserite entro circoli datati a metà del VI secolo. Il corredo funerario era posto sia all'interno del sarcofago che all'esterno del sarcofago e erano gli elementi che caratterizzavano il corredo del defunto. Tutti questi reperti sono conservati oggi nel Museo Civita, che è il museo che si trova innanzitutto nel centro storico del paese, in uno degli edifici più importanti di Grotte di Castro, perché è stato fatto da un architetto illustre che è Jacopo Barozzi da Vignola, che ha lavorato per la famiglia Farnese e a Grotte di Castro nella seconda metà del 1500. Quindi all'interno di questo museo, oltre alla parte etrusca, noi possiamo vedere anche la parte rinascimentale. Infatti è conservata una bellissima scala elicoidale fatta appunto da questo personaggio. La sezione museografica del museo è su due livelli. Al primo piano è illustrata la vita quotidiana del mondo etrusco, quindi con il banchetto, con il mondo maschile, il mondo femminile. Addirittura una sala dedicata alla cucina etrusca. Invece nel piano terra è conservata la sezione museografica dedicata all'aldilà, con la riproduzione della tomba rossa, una tomba di Vigna la Piazza, che è la tomba VLP7, e una tomba a sarcofago, quindi che ci illustrano le principali caratteristiche del rituale funerario etrusco. Grotte di Castro è un paese molto vivo ed ha anche la sua banda musicale. Ascoltiamola. Noi siamo il gruppo corpo bandistico Giuseppe Verdi di Grotte di Castro. La banda nasce da molto lontano, nel 1864, già si ritrovano i primi cenni storici dove il primo maestro cercò di mettere insieme alcune persone proprio per dare vita a questo corpo musicale, per allietare sia le giornate del paese sia le funzioni religiose, soprattutto le processioni. Quindi poi nel corso degli anni la banda è andata avanti, è stata ferma purtroppo per i grandi due eventi mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, per poi riprendere negli anni tra alti e bassi, purtroppo perché poi la gente e i musicanti, come si dice in gergo, vanno e vengono, soprattutto i giovani. Abbiamo fatto proprio quest'anno in collaborazione con il Comune la nuova scuola di musica, dove oltre ai fiati stiamo cercando di portare avanti un discorso un po' completo con chitarra, canto, pianoforte, diciamo un po' tutto. Con il signor Adelio andiamo a scoprire altre curiosità di Grotte di Castro in provincia di Viterbo.
Sono un generale di cavalleria che al momento di lasciare il servizio attivo ho scelto di tornare in questo paese, Grotte di Castro, paese nativo. Qui ho studiato e ricercato storicamente e culturalmente le origini pubblicando 4 volumi. Castrum Cryptarum, questa è la prima denominazione del paese, come si evince dai documenti storici del 1200 e 1300. Nel 1536 fu costituito il Ducato di Castro, che per 110 anni governò tutti i paesi che lo costituivano, finché Papa Innocenzo X lo fece rientrare e ritornare nel patrimonio della Chiesa. Nel 1849 il paese prese la denominazione di Grotte di Castro. Questo territorio nell'ampio della vasta caldera vulcanica del lago è quello più ricco di acque. A valle abbiamo la prima sorgente, quella delle fontane, che è ancora caratterizzata da un fontanile con 3 vasche che furono nel 1750 costruite e donate al paese dal Monsignor Cattani. Più a valle ancora il fiume si ingrossava e c'era una sorgente molto valida ed intensa che alimentava e alimentò per tanti anni mulini ad acqua di farina e per la macinazione delle olive. Nel 1880 il comune decise di concedere ad una società esperta in acquedotti la realizzazione di un acquedotto che portasse le acque dalla valle fino al paese. Per onorare questo evento straordinario, il comune e l'amministrazione tutta fece costruire una fontana monumentale. La fontana ha nella sua fronte davanti un'ampia piazza che è stata intitolata al cardinale Carlo Solotti, un illustre nostro concittadino. Vorrei ricordare ancora 2 illustri cittadini, il padre francescano cappuccino servo di Dio Gregorio Fioravanti, che nel 1861 fondò la congregazione delle suore francescane missionarie del Sacro Cuore a Gemona. Vorrei anche aggiungere che nel 1926 un evento importante e direi entusiasmante rimosse la tranquillità agreste di questo paese, la visita a Grotte di Castro del generale Umberto Nobile. Un altro papa, oltre Pio II, è stato ospite nel territorio di Grotte presso il castello di Santa Cristina dei Conti Caterini, Papa Pio XII. Il castello si può ancora oggi visitare col suo ampio parco ed è un elemento importante del territorio grottaro. A Grotte di Castro non mancano le tradizioni che si rifanno al passato. Andiamo a conoscere il corteo storico. Questo corteo è nato nel 1998 in occasione del decennale della festa della Madonna che si festeggia qui a Grotte di Castro. La Madonna del Suffragio. Praticamente riguarda la popolazione al tempo dei Farnese, l'anno è il 1537. C'è la famiglia Farnese e tutta la nobiltà dell'epoca, come erano le milizie, la vita di quel momento a Grotte di Castro, al tempo dei Farnese, che faceva parte del Ducato di Castro. È composto da circa 60 figuranti. E noi sfiliamo 2 volte l'anno a Grotte di Castro in occasione della festa della Madonna dell'8 di settembre e del patrono che è il 7 di maggio. Ci invitano anche nei paesi dintorni, andiamo anche a fare delle sfilate nei paesi qui intorno a Grotte di Castro, specialmente nel Ducato Farnese. L'eremo Juana Celi ha inserito nella verde campagna di Grotte di Castro la parola a sorella Paola. Ci
Ci troviamo qui nell'eremo Janoceli di Grotte di Castro, un luogo di preghiera che è nato tanti anni fa, nel 1967, quando il vescovo del tempo, Monsignor Luigi Boccadoro, venne a mettere la prima pietra di questa originale costruzione fatta apposta per permettere a tre sorelle, quante eravamo allora, di condurre una vita di preghiera ispirata alla regola carmelitana, quindi piuttosto solitaria. Ma nello stesso tempo la costruzione è fatta in modo di favorire anche la fraternità. Quando viene qualcuno siamo molto accoglienti. Continua il nostro itinerario a Grotte di Castro, andiamo a scoprire la vera tipicità del luogo. Ci troviamo qui a Grotte di Castro, nella sede del Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo Alto Viterbese, detto CORAV. È un consorzio di cooperative agricole che raggruppa, diciamo, tutti i paesi qui dell'Alto Lazio. La produzione, diciamo, maggiore che lavora il consorzio è la patata. La particolarità della patata del Viterbese è una patata di collina molto apprezzata sui mercati per ora nazionali. Quest'anno abbiamo avuto anche un riconoscimento, diciamo, europeo, un'indicazione geografica protetta, che speriamo ci permetta innanzitutto di entrare in nuovi mercati e poi, diciamo, ecco, di vendere più patate. È la patata che dà il reddito, diciamo, a tutta la popolazione di Grotte di Castro, di San Lorenzo Nuovo, di Acquapendente, di Onano e di Grotte di Castro. Io sono Spadaccia Francesco, nato nel 1925, 89 anni adesso, sono vissuto a Grotte, vivo ancora a Grotte, sto bene così. Adesso ci siamo un po' invecchiati e le cose sono cambiate. Prima, ai tempi miei, quando si faceva il passaggio alle cantine, da una all'altra cantina, non tutto in un giorno, ma bensì ogni tanto alla visita alle cantine. E lì si cantava, si beveva qualche bicchiere di più. E si cantava, insomma, si stava abbastanza benino. La gente venivano qui da tutte le razze del mondo qui, forestieri, stranieri, paesani, di fuori, era tutta un'armonia. Siamo trattati da brava gente, un paesetto abbastanza risoluto, insomma. Venite a trovarci, ci avevamo la Madonna del Suffragio, vi ripeto ancora, veniteci a trovare, che è giunta allora. E poesia. Con il corteo storico vi salutiamo a Grotte di Castro, vi aspettano in tanti. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Noi ci vediamo puntuali la prossima settimana. Viva Grotte di Castro, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza. Vi aspettiamo a Grotte di Castro.